Il libro nasce, come tutti i libri, probabilmente, se non da un'esigenza o da un'urgenza, nasce da l'inconsapevolezza, l'incoscienza e anche forse, come ho detto durante la presentazione, dalla necessità di una piccola rivoluzione interiore che ognuno di noi coltiva. Sono giunto ad una fase della mia vita di piena maturità e ho probabilmente inteso recuperare attraverso lo scritto valori, sensazioni, suggestioni di quella che è stata la mia infanzia per poterla transitare e veicolare verso i miei figli, verso chi oggi è il protagonista della più giovane della nostra società, una società in cui si avverte un profondo vuoto e anche l'episodio, l'orrore di ieri a Parigi ne è testimonianza immediata. Ed è un momento in cui probabilmente questo vuoto va colmato. Io ho avuto questa presunzione di farlo attraverso il recupero di cose probabilmente banali, neutre, dalle quali siamo indifferenti, come le nostre tradizioni, le nostre radici, la stessa lingua. Nel corpo del libro ci sono parecchie espressioni lasciate nel nostro dialetto, una preghiera scritta in dialetto, una canzone della tradizione etnica calabrese in dialetto, non perché bisognasse connotare di calabresità, perché ogni libro dovrebbe affrancarsi da una dimensione localistica ed avere quantomeno l'intento di essere universale, ma perché attraverso il recupero anche dell'idioma, che deve essere il recupero non della lingua calabrese, ma di qualunque idioma, noi riusciamo a dare contenuti a vicende della nostra vita per le quali invece oggi siamo completamente neutri ed indifferenti. Il titolo che intriga, così mi è stato detto, perché ha una connotazione, sembrerebbe quasi poetica, da fiaba, in effetti è legato anche e soprattutto alle nostre tradizioni. In Calabria, come ogni aspetto della vita, dal parto delle donne al vino, all'olio, viene ad essere licenziato dopo il cambio delle fasi lunari. Anche in questo libro si prende in prestito questa tradizione calabrese, perché il faggio, che è una pianta da cui si estrae una sostanza che viene utilizzata anche nella botanica farmaceutica, un amico del protagonista utilizzava questa sostanza dopo averla messa empiricamente alla luce della luna, così come avviene in Calabria per altre, come ho detto, altre situazioni. E questo che è l'aspetto che più mi ha emozionato, mi ha colpito, è che attraverso il richiamo forte ai simboli, alle tradizioni, alle parole, anche alle parole non dette della Calabria, sia transitato un messaggio positivo. Nel libro si parla di un conflitto intimo tra amicizia e giustizia, che è un conflitto che nasce evidentemente da convincimenti alti, sensazioni importanti che anche i calabresi sono in grado di declinare, per cui il messaggio che io ho avuto la presunzione di dare e affidare a questo libro è quello di far sì che la Calabria venga conosciuta anche per questi motivi, non per i fatti che sicuramente ne connotano la storia attuale, anche attuale, ma perché i calabresi, come ho scritto nel libro, sono e dovranno essere persone normali. Per cui il messaggio che io voglio fortemente dare attraverso questo scritto è quello di recuperare se stessi attraverso momenti della nostra vita che sono ormai fagocitati da ritmi esagitati in cui viviamo, e sono elementi essenziali come anche lo stesso dialogo con le persone, il recupero della religiosità, che non deve essere per forza una religiosità
cristiana, qualunque anelito al trascendente è importante, e oggi forse manca anche questo. Io parlo nel libro di una statua della giustizia e libertà come di un crocifisso laico. Ognuno di noi deve tendere ad un'idea di trascendente, deve avere una dimensione che non sia soltanto quella terrena, ma deve volare più in alto, perché solo attraverso questa capacità si riesce probabilmente a cogliere l'essenziale, l'elemento umano, che è forse oggi ciò che ci sfugge quotidianamente.